Buongiorno, buongiorno e benvenuti di nuovo sul mio canale. Allora, è da un bel po' che non ci vedevamo, facevo video, ma non mi vedevate, quindi oggi facciamo un video bello così di cose frivole che ho comprate. Allora, come sapete, si avvicina Natale e io ho fatto già il mio albero, ho fatto il mio presepe, però io non mi accontento mai, quindi ogni giorno aggiungo, aggiungo, aggiungo. Quindi, e non vi dico, tra parentesi, tutte le scatole che ci stanno da noi in cantina. Punto, non dico più niente. Quelli che sono contenti è mio marito e mio figlio quando li vanno a prendere. Ok, parentesi chiusa. Allora, io vi faccio vedere allora, dei regali che ho comprato per mio nipote, ci sta qua uno. Il resto sono cosine così che ho preso. Ok, allora incominciamo da questo. Allora, ho preso questo Babbo Natale, vedete? Mi chiamava e non ho potuto lasciarlo lì, anche se ne ho tanti, però adesso l'apro con voi. Questo mi è piaciuto, 1,99 euro. Questo è da Zeman, molto carino. Questo è per mettere su un mobile. E va, vedete? Troppo delizioso con le sue gambine così, quindi si può mettere seduto su un tablet, su una tavola, insomma, dove vogliamo, e sta con i piedini così, vedete? Troppo carini con i suoi stivaletti. Quindi 1,99 euro l'ho preso, troppo carino. Ok, poi sempre per Natale ho trovato questi tovagliolini, vedete? Ci sta l'albero di Natale, ci stanno la neve, ecco. E allora, questo negozio sta chiudendo dove li ho presi questi. È un negozio discount, è uno dei primi negozi discount che si era aperto qui a Lione. Saranno almeno 20 anni che esisteva questo negozio, è probabilmente uno dei primi che aveva messo i prodotti più economici e sta chiudendo, purtroppo sta chiudendo, e Fabio Lucci chiude il 14 dicembre e hanno messo in vendita tutto, stanno svuotando il negozio e quindi hanno messo tutto al 60% perché ci sono vendono di un po' di tutto, ultimamente di meno, però prima vendevano di tutto, oggetti per casa, regali, abbigliamento, adesso era rimasto solo abbigliamento. E quindi questi tovagliolini stavano 1 euro a 60%, l'ho pagato a 40 centesimi. Ecco, ne ho presi due per Natale, servono sempre. Poi, sempre lo stesso negozio che sta chiudendo, ho preso, allora, mio nipote il grande adora Michael Jackson, sa ballare uguale a lui, l'imita veramente benissimo, e gli ho comprati questi guanti, però quello che ho visto è che ce ne sta solo uno. Allora, sapete che Michael Jackson aveva guanti così a paillettes, vedete? Allora, questo stava 1,99 euro e al 40% mi sembra che ho pagato 80 centesimi, una cosa del genere. Sì, mi sembra così, eh. Però ce ne sta solo uno, un guanto solo, quindi domani andrò a prenderla un altro. Quindi questo ho preso per fare dei regali a mio nipote, in più dei giocattoli, questi sono dei regalini in più per Natale. Ve lo dico perché so che non guarda i video. Quindi questo guandino, domani ne andrò a prendere un altro, speriamo che mi trovo, se no. Quindi questo guandino è anche il cappello, come Michael Jackson quando si mette così. Allora, questo stava 4,99 e l'ho pagato con il 60%, quindi 6 per 4 per 5, 30. L'ho pagato 2 euro più o meno, 2 euro, una cosa così. Ecco, bel cappello, questo è mio nipote, mettiamo qua dentro.
Poi, allora, per quelle che mi seguono, avete visto su Instagram, ho messo delle foto, ma farò in questi giorni più vicino a Natale un room tour della mia casa, diciamo, decorata con gli addobbi natalizi. Voi sapete che l'ho fatta tutta bianca, vi ho detto ogni giorno io aggiungo, 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 ogni giorno mi sembra sempre vuoto. L'ho fatto ieri, già stamattina ho messo altri fiori, comunque vi farò una bella foto. Ho trovato sempre questo negozietto che sta chiudendo, tutto al 60%, stavano 2,99 euro, quindi col 60% mi sembra sta 1,20 euro l'una, il pacchetto. E dentro ci sono dei fiori artificiali, questi forse sono per il matrimonio, non lo so, però io come il mio albero è tutto decorato bianco, bianco e argento, aspettate, prendo questo che sta già aperto, ho preso tre pacchettini, vedete? Tre, così, sono uguali tutti e tre, e questi, ecco, e li ho pagati quindi mi sembra tutti e tre 3,60 euro, e vedete come sta fatto? Sono questi fiori così, penso che sono per i matrimoni, non lo so, che fanno come spillette, ecco, vedete, sono così. Allora, ci sono le piume e ci sono tre roselline. Vedete? Sta fatto proprio benissimo. Sono con un po' di brillantini, ma non più di tanto. Ci hanno dietro, vedete? Allora, aspettate, tolgo questa con voi, non vorrei rovinare. Ecco, ci sta la pinzetta per metterle sui rami dell'albero. Ecco. Quindi di questi ne ho presi 6 e come l'albero è bello grande, la metterò un po' dappertutto, vedete? Così. E poi il bello è che poi si può servire anche come una spilla per un matrimonio, una cerimonia. Molto bello, molto carino. Quindi questi qua li ho pagati da 2,99 euro, 1,20 euro il pacchetto, 2, 1,20 euro. Quindi ne ho presi 6. Poi, allora. Questo da Zeman, questo ho preso queste 4 stelline, sono troppo belle, mi sono piaciute assai, belle un po' sberluccicose così. Ho pagato 1,49 euro 4, vado ad aprirle con voi, vediamo come sono fatte. Non voglio rompere le scatole, perché non voglio rompere le scatole, ok? Ma la scatola voglio dire che dopo quando finisce Natale io le rimetto dentro. Se no si rovinano. Ok, andiamo. Opla. Ecco, ce ne sono 4 e sono fatte così. Molto carine. Brillanti. Belle. 4. Poi, sempre da Zeman, ho preso, allora, queste renne, vedete come sono carine? Ce ne sono 3, 6, 6 renne bianche, apro, vediamo insieme, sempre per l'albero. Voilà, troppo carine, vedete? Mi piace molto, troppo carine, vedete come sono? E c'hanno questi, ah, questo sta rotto, ma comunque non va niente, non, metto un po' di colla e va bene. Vedete? All'albero faranno molto, saranno troppo belle. Ok, quindi qua ce ne sono 6 e questa volta mi sembra che l'albero sarà proprio pieno, quindi non aggiungerò. Il fatto è che io non metto le ghirlande, come si chiamano, quelle, sì, come si chiamano? Non metto il ruban, ecco, di seta oppure di organza, io metto solo così, quindi certe volte ho l'impressione che è vuoto, però è bello pieno, vi dico che è proprio pieno. Ok, poi sempre a quel negozio che sta chiudendo, Fabio Lucci, allora ho comprato queste due maschere, allora questa per mio marito. Questa per me per Capodanno, perché a Capodanno andiamo al veglione e quindi ho preso questa per me, vedete? Questa a forma di papillon, farfalla.
è tutta rosa, argento e dorata. Aprire. Così per la notte di Capodanno abbiamo le nostre maschere. Se no, a mezzanotte danno le maschere che non sono belle, sono di carta, non sono troppo. Ecco qua. Vedete? Però dopo che ho preso questo, sono andato in un altro negozio e ho trovato, oh, ma bellissimo. Allora, con un vestito nero oppure con un vestito più o meno, diciamo, sul beige, un po' anni 30, vendevano la piuma con la bande tutta di seta, bellissima. Stava a 6 euro, però ci voleva un vestito più anni 30, diciamo. Però questa l'ho trovata bellissima, molto delicata, vedete? Con questi strassini, molto delicata. E per mio marito ho preso questa. Allora. Qua. Questi stavano 1,99 euro e ho pagato per il 60%, quindi 80 centesimi. Vedete? Questo per mio marito. Molto carine. Ok. E per mettere con la mia maschera, il mio Lou, mi sono presa questa parrucca solo per mezzanotte. Questa parrucca per mettere a mezzanotte. Allora, ci stavano di tutti i colori, stavano argentati, però a mio marito non ci ho pensato a prendere perché vendono anche i cappelli tutti di strass. Semmai domani, in questi giorni, vado e glielo prendo. Allora, vediamo un po'. Riesco a non strappare senza rovinarla, che sarebbe peccato. E questa non mi ricordo quanto stava. 1,99 euro, vi ho detto, non mi ricordo, mi sembra 1,99 euro. L'hanno messa male perché hanno messo le hanno spillate proprio sopra. Infatti, vedete, si sta rovinando. Ok, vabbè. Scusate, perdo tempo. Ma non vorrei rovinarla. Eccola qua. Vedete? Allora, non so nemmeno come si mette, ecco, così, vedete? Ci sta un bel rosa fucsia, bello brillante, all'interno ci sta la retina, così sta fatta così, con l'elastico. Quindi, ecco qua, per Capodanno, io sono attrezzata. Bellissima, che ne dite? Fatemi sapere. Un bel rosa. Si mette così, sì, bella, mi piace, ecco, si mette così. Ok. Poi, allora, l'altro giorno mi è arrivato da AliExpress un pacchettino, io non mi ricordavo nemmeno più che cos'era. L'avevo preso, sembra il mese settembre, e veramente non ci pensavo proprio più. E allora, quando l'ho aperto sono rimasta. Allora, io mi sono comandato, vedete, questo fermagli per i capelli, è molto bello, perché forse per Capodanno mi farò uno chignon più o meno come l'ho fatto al matrimonio di mio nipote e metterò semmai questa luna, vedete? Non so se funziona. L'ho aperta adesso, eh? Ma mi sembra che qua, ecco sì, vedete? La vorrei mettere dietro, così. Lo so, vedremo così, dipende come mi faccio la coiffure. Allora, questa l'ho pagata pochissimo, l'ho pagata mi sembra 70 centesimi, proprio poco poco poco, ma è molto bella, sta fatta proprio bene, le finizioni sono fatte bene, molto 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 carina, vedete? È 70 centesimi, sì, il prezzo mi ricordo 70 centesimi, molto molto bella. Ok, la rimetto a posto, se no la perdo in mezzo a tutte queste carte, vabbè, metto qua di lato, così non la perdo. Poi, allora, poi ho preso da Zeman, allora per gli uomini devo fare, ho preso queste buste, proprio di carta come prima, vintage, mi piace molto, molto, non con questi brillantini, molto, e qui sopra farò delle decorazioni con
come si chiama? La fotrina. Sapete, la stoffa morbida, la fotrina, adesso non mi viene il nome. La fotrina, come si chiama in Italia? Non mi ricordo. Comunque, farò, comunque, metterò qualche cosa qui. Quindi questi li ho pagati 49 centesimi e farò, questo servono per gli uomini, per i miei due generi e mio figlio. Questo sarà il pacchettino loro. Ok, poi questo l'ho comprato tanto un bel po', non l'ho ancora utilizzato perché volevo farvelo vedere. Questo da Zeman l'ho preso per mettere il fardo oppure per mettere la cipria, ma io penso piuttosto forse il fardo, non lo so, vedremo. L'ho pagato 1,79 euro, molto carino. Allora vediamo, lo apro con voi, non l'avevo nemmeno aperto. L'avevo lasciato nella borsa e non l'avevo fatto. Poi non avevo tempo di fare video, allora. Ok, non vuole aprirsi, facciamo così, tanto si deve buttare, ok, e voilà, molto molto bello, sta molto morbido, vediamo, beh, i peli non se ne vengono, molto morbido, sì, questo per mettere il fard deve essere proprio buonissimo. Ok, ho preso questo 1,79 euro, molto bello, anche come sta fatto, bello lucido, mi piace. E infatti l'ho preso, mi sembra 15 giorni fa o 3 settimane più o meno che l'ho preso, ebbene nel negozio non ci sta più nemmeno uno, mi sono pentita di aver preso solo uno, avrei dovuto prenderne almeno due. Ci stavano anche piccoli, però non sapevo come erano, quindi poi dopo non ci sono tornata più, comunque. Buonissime, 1,79 euro, bel pennello, ok, e poi per finire questo haul di combere natalizie, ma io ho comprato già tante altre cose prima, ma poi li ho messo comunque sull'albero perché avevo comprato, io è la prima volta che lo faccio bianco e argento e quindi avevo già quelli dell'anno scorso che mettevo bianco, argento, rosso, dorato, ma come quest'anno ho voluto fare l'albero solo bianco e argento, quindi ho voluto aggiungere anche le luci. Prima c'avevo le luci colorate, quest'anno ho messo la luce bianca, bianca freddo, non quel bianco scuro, quel bianco bello, eh? E quindi ho comprato altre cose, quindi, e non vi ho fatte vedere perché le ho messo già sull'albero. E poi per finire ho comprato questo, sono altri gangini per mettere le palline di Natale, le renne, e stavano Col un 60% euro l'ho e pagati. solo 40 centesimi. Ok ragazze, questo è tutto per il momento, vi farò tra qualche giorno il video abbigliamento che ho sempre comprato in questo negozio che sta chiudendo tutto al 60% e quindi ci vedremo tra pochissimo, pochi giorni. Ciao! Grazie, grazie a tutti i nuovi iscritti. Veramente sono contenta, sta crescendo il mio canale piano piano. Non dimenticate di mettere un pollice in su se vi è piaciuto. Condividete il mio video e lasciatemi dei commenti, io vi rispondo. Un bacione grande. Ciao, alla prossima!